All I know is that just need up. All I know is you just need up. All I know is we just need up. All I know is you just need up. Nell'analisi sociale, quando si parla di crimini, ci si può concentrare o sugli autori o sulle vittime. Ci si concentra sugli autori quando si vuole verificare se i crimini abbiano tutti una stessa origine, tale da richiedere interventi specifici di prevenzione o repressione. Un esempio tipico sono i crimini di mafia o quelli commessi da immigrati e così via. Ci si concentra invece sulle vittime, oltre che per un senso di empatia e solidarietà, anche per capire se non ci sia una fascia della società particolarmente presa di mira. È il caso, ad esempio, delle truffe a danno degli anziani o della pedofilia. In questi casi l'analisi serve a capire quali strumenti di tutela e prevenzione possono essere messi in campo per proteggere i gruppi bersagliati dal crimine. È possibile e ha senso sovrapporre i due tipi di analisi, ad esempio chiedendosi quali autori commettono crimini su quali vittime? Sì, ha senso, ma solo in casi particolari, ossia quando si vuole verificare se non sia in atto un'ondata criminosa su ampia o amplissima scala, dove lo specifico gruppo sociale X prende sistematicamente di mira lo specifico gruppo sociale Y. Con questo tipo di approccio, un analista nella Germania degli anni 30 avrebbe facilmente riscontrato che un gran numero di tedeschi ideologicamente mobilitati commetteva crimini ai danni di un gran numero di ebrei. Lo stesso analista nell'America del XIX secolo avrebbe riscontrato che un gran numero di immigrati dall'Europa commetteva crimini ai danni dei nativi e così via. I media e i politici italiani da molti anni applicano quest'ultimo criterio soltanto quando la vittima di un crimine è una donna e l'autore è uomo. L'obiettivo è far credere che si stia verificando una sorta di sistematica caccia alla donna da parte di tutto il genere maschile organizzato, mosso al delitto da un impulso ideologico e da una sua intrinseca malvagità. I dati statistici però smentiscono nettamente questa narrazione deviata. L'Italia è uno dei paesi al mondo dove avvengono meno crimini a danno delle donne per mano maschile. Di contro, nel nostro paese, come ovunque nel mondo, il maggior numero di vittime di crimini violenti, indifferentemente per mano maschile o femminile, è composto da uomini. Un dato che, a dispetto del modo corretto di analizzare i fenomeni e le devianze sociali, viene ampiamente trascurato o nascosto, privando la maggioranza delle vittime del crimine sia di ogni empatia o solidarietà che di strumenti di sostegno e protezione.